Vi faccio una breve panoramica della stanza. Comunque non ci sono stati grandissimi cambiamenti per quanto riguarda la disposizione dell'arredamento, perché comunque avendo questa cabina angolare non c'era moltissimo da spostare, diciamo che sono più i dettagli che abbiamo modificato. Innanzitutto sul retro della porta ho aggiunto questo piccolissimo appendiabiti che solitamente si utilizza in bagno. Questo l'ho preso da IKEA e lo utilizziamo per appoggiare il grembiule e il giubbotto che utilizza Vittorio quando va a scuola, così da non dover intaccare la cabina, poiché adesso, come vedrete poi in seguito, la cabina è diventata, diciamo, il mobile principale per l'abbigliamento di entrambi i bambini. Allora, io ho potuto spostare soltanto qualcosa su questa parete. Allora, vabbè, dietro la porta c'è un piccolo lahop perché non sapevo proprio dove metterlo. Allora, in particolar modo ho spostato la cucina con questo mobile che tenevo qui all'angolo. Adesso il mobile è rimasto pressoché uguale, contiene pure comunque sempre le stesse cose, c'è sempre il distributore di caramelle sopra. Qui abbiamo attaccato l'orario scolastico perché in questo mobile, in questo settimino, mio figlio ai libri per la scuola, qui abbiamo l'orario colorato e differenziato per materie, così lui quando deve preparare lo zaino non c'è bisogno ogni volta di estrarre il diario. Questo è un portapenne che presto cambierò perché me ne sta per arrivare uno fantastico da Amazon che è a forma di nuvola come questo portascocce che abbiamo riempito noi con dei nastri piccolini così, così può usarli tutti insieme oppure soltanto uno. E niente, aspetto a giorni quest'altro portapenne. E a proposito di nuvole, l'altra novità sono queste due mensoline che ho preso, se non ricordo male, da Tiger, sì, per pochissimo, veramente per poco, le ho pagate pochissimo. La piccola, se non sbaglio, 3 euro e l'altra 4 o 5. Qui ci sono le mensole che avevamo anche in passato, ho cambiato comunque qualche suppellettile. Le mie nipotine hanno regalato a Vittorio questo personaggio di Toy Story, lui ha tutta la collezione, però era troppo grande per metterlo nelle scatole che vedremo poi, sul quale tengo i giocattoli. Il solito lumino sempre con le nuvole, la foto che penso che non toglierò mai. E qui in questi giorni sono stata ad IKEA, proprio in questi ultimi giorni, ho acquistato questa mensolina che costa 5 euro, che è predisposta, vedete qui, a un binario per mettere quadri e libri. L'adoro perché io ci ho posizionato la console, poiché comunque la scrivania non è grandissima, cioè va abbastanza bene, però mio figlio tende a tenere tutti i libri delle materie che deve studiare vicino. E quindi a volte ha bisogno di spazio, stava un po' in bilico, ogni tanto cadeva, quindi abbiamo posizionato qui questa e il telecomando. La sedia della camera sono andata a sostituirla, perdonatemi, con un modello di IKEA che ho pagato 10 euro, che è comodissima, è leggera, si pulisce niente perché è plastica. Adesso sono stata ad IKEA e ho notato che forse non la fanno più perché non l'ho trovata. Fatemi sapere se voi la vedete ancora. Qui anziché tutti i peluche c'è il cavalluccio di mia figlia e qui c'è la mucca, mia figlia adora gli animali. Questa mucca in particolare che è gonfiabile l'abbiamo presa fuori il bioparco di Roma e mi piace in particolar modo, a parte che è un animale preferito di mia figlia, ma poi mi piace soprattutto perché a Napoli ho trovato sempre e soltanto l'asinello in rosso e in blu. Adesso che è estate, anziché tenere la cucina d'angolo, l'ho posizionata proprio verso la parete, a ridosso del termosifone, poiché comunque non viene acceso, e ho recuperato qualche centimetro. Allora, un altro sistema che ho adottato per guadagnare qualche centimetro è questo delle tende. Praticamente sul vecchio bastone che sporge, io sono andata a mettere soltanto una mantovana che ho cucito io, con lo stesso tessuto del divano letto. Poiché ho le finestre ad incasso, come la maggior parte di noi, ho adattato un bastone per doccia per mettere una tenda comunque molto leggera, altrimenti il peso penso che non l'avrebbe fatta mantenere. E mettendola qui praticamente, anziché qui fuori, che poi il bastone comunque sporge di qualche centimetro, io non ho più le tende che mi prendono, diciamo, qualche centimetro qui sul, vedete qui, praticamente. Anzi, vanno a rientrare e così ho potuto mettere il tavolino a ridosso della finestra ancora di più.
Vabbè, qui c'è l'ultimo gioco acquistato che lo usa praticamente tutti i giorni, quindi per ora lo teniamo qui. In cabina invece abbiamo fatto proprio una modifica, proprio del sistema, diciamo, non soltanto degli interni. Allora, vabbè, qui ci sono sempre i giubbotti, le scarpe e gli accessori della piccola. Qui abbiamo invece adesso esclusivamente biancheria e pigiami. Abbiamo un cassetto per la biancheria di Vittorio, uno per i suoi pigiami, meno male che li ha lasciati in ordine, poi la biancheria di Giordana e infine i suoi pigiami. Io nelle ante in alto ho fatto mettere finalmente delle mensole, come vi dissi in passato, ecco qua. E qui, tramite dei contenitori della serie Trofast di IKEA, sono andata a posizionare tutti i giocattoli. Queste sono le ante che sono dedicate alla piccola, mentre qui c'è tutto quello che appartiene a Vittorio. Ho tolto finalmente quella scaffalatura IKEA che comunque non era il massimo della sicurezza ed ho organizzato tutto così. Adesso, diciamo che questo sistema mi permette anche di variare i giocattoli, di estrarre un contenitore alla volta. Beh, adesso mia figlia sa cosa c'è dentro perché tengo tutto diviso per categorie e quindi mi chiede direttamente lei, non so, mamma voglio gli animali, mamma voglio le bambole, eccetera. Pensavo di mettere delle etichette visive, però comunque la piccola non riesce ad arrivare giustamente qui su. Quindi poiché devo prenderli io, che so tutto a memoria, diciamo che non ce n'è bisogno. Per Vittorio comunque non è un sistema molto scomodo, qui ci sono i giochi che utilizza più spesso, adesso per esempio qui stiamo facendo collezioni di personaggi del wrestling, quelli che deve utilizzare magari in compagnia e più raramente sono i giochi di società e quindi stando più in alto ci sono io che glieli vado a prendere. In alto non ho modificato la situazione con quei bauli dei ricordi che si riempiono sempre più, dato che mio figlio ha fatto anche la prima comunione. Quindi adesso in cabina invece, eccoci qua. Allora, non so se ricordate, io avevo questo mobile aperto, tutte le mensole erano piene di giocattoli. Ho trovato queste strutture a cassetti che sempre fornite dall'IKEA, che praticamente fanno proprio completo con questo mobile, e le abbiamo adattato come mobile per le t-shirt. Vedete? Ognuno ha i suoi cassetti, sono abbastanza comodi perché vedete, sono alti e larghi abbastanza per contenere una fila di magliette, non tantissime. Invece per Giordana riesco a infilarci anche due file perché comunque è più piccola, vedete? Però non sono proprio grandissimi. Della stessa serie, anzi, questo è quello lì che avevo, diciamo, all'inizio nelle ante. Mio marito l'ha tagliato e abbiamo fatto una sorta di panca. Qui ci sono ancora giocattoli, mamma mia, io quando vedo queste cose mi rendo conto che i miei figli hanno tantissime, tantissime cose. Questa qui è comoda per vestirsi, a volte si mettono a giocare alla casetta, non so, accendono la lucina e si mettono qui, Vittorio a volte ci legge anche, si porta qualche cuscino, si mette a leggere qui tipo nascondiglio e la cabina adesso è diventata interamente per gli abiti, ad eccezione fatta per questa nave. Mio figlio non vuole proprio andare via, nonostante sia veramente molto usurata. Perdonate l'illuminazione, ma si vede poco. Qui adesso, quindi, dicevo, abbiamo tutti i vestiti. Qui ci sono le pezze di lino di mia figlia. Qui ci sono, vabbè, cose un po' random di Vittorio. Dipende, adesso ci tiene gli Skiffle, eccetera. Qui c'è qualche gioco, a me non piace molto. Allora, qui c'è l'hoverboard, non lo vedete perché è scurissimo. È qui una macchina. Purtroppo sono molto ingombranti, diciamo che di più non si poteva fare. Io vorrei proprio tenerla vuota perché prima sembrava veramente un ripostiglio. Io non so se voi ricordate l'altro video, semmai ve lo linko dopo giù nei commenti, ma la situazione a me piaceva, invece adesso vedendo la differenza la trovo quasi disastrosa. Qui è rimasto pure pressoché tutto lo stesso. Vabbè, abbiamo cambiato comunque i giocattoli col tempo. Le mie ciabatte sono lì a terra perché sono tipo in gomma e facevano un rumore odioso sul parquet, quindi ho deciso di toglierle. Tanto questa è la stanza più igienizzata della casa. Io non sono esagerata, però comunque i bambini stanno sempre a terra. Qui c'è sempre la mia anta preferita, ancora prodotti di bellezza come in passato. Qui teniamo qualcosa da dare via, magari scarpe che non vanno più, le teniamo in attesa di trovare qualcuno a cui regalarle. Qui ci sono le scarpe ancora solo di Vittorio. Io non so quando anche Giordana
userà la scarpiera perché qui lo spazio è quello che è. Comunque più di due paia a mensola non ci vanno e momentaneamente utilizzo solo quattro mensole. Qui c'è il rialzo, lo sgabello, l'ho messo qui perché praticamente volevo che mia figlia potesse prenderlo quando e come preferisce, senza dover aspettare e chiedermelo. Poi volevo farvi vedere una cosa particolare. Che l'ultimo video che ho fatto eravamo ad una comunione e praticamente come pensierino i bambini hanno realizzato da soli, vabbè, questo è quello di Giordano, l'ho aiutata io, dei sacchetti con un disegno, vabbè, sapete che mia figlia adora le mucche, e praticamente abbiamo inserito proprio dei fiori di lavanda freschi oppure essiccati, non lo so perché se ne sono occupate un po' le animatrici e vi assicuro che hanno un odore stupendo. Vittorio ne ha realizzato uno con la volpe, che è il suo animale del momento, anzi è il suo animale preferito, a parte che adora l'arancione, e lo teniamo in cabina. Ah, questa è un'altra modifica che ho fatto, che adoro proprio tantissimo praticamente. Niente, ho fatto preparare il set di cuscini per predisporre il letto come divano. Qui purtroppo è sempre un po' arricciato, perché comunque la fodera è un po' larga, perché mi permette di poterlo coprire anche d'inverno con tutto il piumone, quando c'è il piumone. Ho lasciato soltanto gli orsi, che mi piace anche il colore che hanno, perché non mi piacciono troppo i pupazzi. Difatti, poiché la piccola dorme ancora in culla, qui abbiamo adattato così. Allora, questi sono dei contenitori che contengono tutti i peluche, che come sapete non sono una grande fan dei peluche. Questo è di Giordana, questo è di Vittorio, ci sono tutti i loro pupazzi. Qui Vittorio può mettere il suo cuscino. E adesso in futuro, quando qui ci dovrà stare il materasso della piccola. Io non oso immaginare come faremo. Penso che andremo a posizionare i cuscini sotto il divano, in salotto. So che non è il massimo della comodità, però tenerli comunque qui mi andrebbe a prendere troppo spazio. Io voglio che la cabina sia sgombra. Qui anche non è cambiato nulla. Questo è un salvadanaio che ha fatto mia suocera, che è un'artista bravissima. L'ho dipinto a mano, questo è il wrestler preferito di mio figlio. Qui c'è la sua collezione di volpi, non scherzavo quando dicevo che gli piacevano le volpi. E niente, io spero che questo aggiornamento vi sia piaciuto. Avrei voluto tanto girare il video di una nuova stanza, ma come sapete, diciamo, sono sempre comunque molto utilizzate. Trovare il tempo e la pazienza di sistemare a modo e tenere tutti fuori dalla stanza, per esempio nel salone mi è molto difficile, poiché i miei figli comunque ci stanno sempre e io devo trovare, diciamo, un quarto d'ora, un 20 minuti liberi per poter trovarmi da sola magari e girare per bene. Non saprei neanche come impostarla, perché mentre questa stanza costa di un paio di pareti, io entro e mi trovo bene, lì che il soggiorno ha tante posizioni angolari, me la voglio strutturare bene per non farvi perdere nessun dettaglio. Vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio con un'ultima panoramica e niente, grazie di nuovo a tutti, ci vediamo al prossimo video.